complimenti per la tua gara, siamo ai salti del fondo. Quale delle due ti è piaciuta di più? Dove sei andato meglio? Ma sicuramente nella parte di fondo, oggi meglio, anche se complessivamente non così bene. Avevo delle buone sensazioni, ho provato i primi due giri ad andare con i migliori, con Alessandro, un americano, che sono tra i migliori del fondo. E dopo metà gara ho pagato un po' la fatica iniziale, sono calato e sul finale non ho reso così tanto, però siamo qua a mondiale, le posizioni non erano così buone, perciò bisognava provare tutto per tutto. Ci ho provato. E come ti trovi qui in Val di Fiemme durante questo mondiale? Come stai vivendo? Ma molto bene, c'è un bel clima, si sente una bella energia, c'è tanta gente contenta di essere qui, di tifare. Sono anche molto sorpreso, da dire la verità, dalla tanta gente che c'era oggi a vedere le gare combinate, perché non è una specialità molto seguita e negli anni non abbiamo mai visto tanta gente a vedere le gare. Invece oggi ce n'era parecchia, sono contento. Ah sì, quello sì, forse l'ultimo mondiale anche per me, perciò farlo in casa una bellissima esperienza. Un saluto. Grazie. Congratulazioni ai vincitori. Tanti saluti, grazie a tutti per chi guarda da casa e per chi è qui, e speriamo di fare qualcosa di eccellente nelle prossime gare.